Ben ritrovati amici telespettatori di Rete 8 per questo nuovo spazio di approfondimento dedicato un po' alla politica in generale, ma anche del lavoro che sta portando avanti la regione. E oggi ci è venuto a trovare l'assessore regionale Pietro Quaresimale. Ovviamente sono numerose le deleghe che ha. Ovviamente benvenuto all'interno dei nostri studi di Teramo. Grazie dell'invito. Partiamo subito col parlare, lo spiegare un po' il lavoro che lei sta portando avanti nel contrasto alla violenza di genere, ovviamente. Sì, stiamo mettendo in campo una serie di azioni per quanto attiene alla violenza di genere, perché a causa della pandemia, sapete benissimo, il periodo del lockdown, sono aumentati tantissimi casi di violenza domestica, ma non solo. E quindi con il Dipartimento, leggendo i dati, abbiamo ritenuto opportuno mettere in campo una serie di azioni, o quantomeno migliorarle e aumentarle, perché sicuramente ce ne eravamo occupati pure prima, però abbiamo voluto evidenziarle e dargli una rilevanza maggiore, appunto per prevenire questo fenomeno in crescita. Innanzitutto ho istituito finalmente un tavolo di coordinamento tecnico regionale che prima non esisteva, un tavolo molto importante di cui faccio parte io, la collega Verì, tutte le parti sociali e i portatori di interesse, quindi oltre 50 componenti che di volta in volta approfondiscono questa problematica cercando di trovare nel miglior dei modi una soluzione. Abbiamo aumentato il budget per quanto attiene le case rifugio e i centri antiviolenza, che sono numerose in Abruzzo, forse una regione che ha più numero di case rifugio e centri antiviolenza, circa 20. Ogni anno abbiamo messo 900.000 euro. Quest'anno abbiamo aumentato per il 2023 andando oltre 1 milione e nella nuova programmazione dell'FSE 2021-2027, quindi a partire dagli inizi del 2024, avremo una dote finanziaria di 3 milioni e mezzo. Questo appunto perché vogliamo porre l'attenzione su questa problematica. Tra l'altro abbiamo previsto anche degli avvisi per cercare di reinserire le persone che fanno violenza, per evitare che possano ripetere questi episodi gravissimi. E soprattutto diamo un'assistenza alle donne che subiscono queste violenze da ogni punto di vista economico, ma anche di supporto psicologico. Quindi una serie di azioni che abbiamo messo in campo, che prevediamo anche nel nuovo piano sociale, un piano sociale che sicuramente ci permette di affrontare le nuove sfide sul sociale, un piano sociale che abbiamo aumentato la dote finanziaria, quasi triplicata la somma, aumentata la spesa pro capite per ciascun abruzzese, la somma va da 60 ai 90 euro, e anche lì appunto poniamo l'attenzione sulla violenza di genere, così come tante altre misure che già conoscete, ma che vogliamo aumentare appunto la copertura finanziaria, perché come sapete nel sociale i soldi non bastano mai, però ritengo che questo nuovo strumento ci possa dare delle soddisfazioni, quantomeno ci possa far essere esaustiva per cercare di coprire tutte le richieste che avvengono, come quest'anno abbiamo coperto tutte le domande per vita indipendente, cosa che negli anni precedenti non accadevano. Poi logicamente sono previste somme per quanto attiene il caregiver, che è colui che assiste il minore o la persona fragile in casa, quindi è costretta a perdere il lavoro, così come anche somme sulla non autosufficienza, e stiamo dando una forte implementazione sul dopo di noi, ovvero che quella misura che permette di andare incontro a quelle persone che perdono i propri cari, tant'è vero che tanti genitori, tante persone vengono da me e mi dicono: assessore, io sono preoccupato sì per la situazione attuale, ma tanto più per quella che avviene quando vengo a mancare appunto io. Faremo anche delle strutture, la prossima sarà a Tossicia, a breve sarà inaugurata, ma abbiamo previsto fondi sia per quanto riguarda il PNR e soprattutto con la nuova programmazione dell'FSC. Tornando alla violenza di genere, stiamo facendo una serie di iniziative anche nelle scuole, perché anche lì, perché poi comunque la cultura della
Cioè, per sì, evitare questi fenomeni si deve lavorare sulla cultura. Sensibilizzare i ragazzi. Parte tutto da lì poi, certo. Anche se loro vivono un contesto ancora più complesso, esatto, perché anche quella questione del cyberbullismo sta creando... Siamo partiti infatti con tante iniziative, sia per quanto riguarda il bullismo che il cyberbullismo, che è quello appunto la violenza che avviene tramite la rete, perché è vero che la digitalizzazione, siamo appunto nella fase della transizione, ha portato anche dei benefici, perché anche nel periodo del lockdown siamo riusciti comunque a mantenere un minimo di contatto, seppur in via virtuale, e ci ha permesso di fare riunione, comunque di continuare a lavorare, ha creato un ulteriore aggravio del fenomeno del cyberbullismo tramite la rete. Stiamo facendo tante iniziative, l'Abruzzo contro il bullismo, stiamo girando le scuole e proprio dalle scuole vogliamo ripartire per cercare di sensibilizzare i ragazzi a evitare ogni forma di violenza, e questo appunto per arginare anche violenza sulle donne, violenza di genere. Quindi abbiamo creato una vera e apposita app che partirà a settembre. Ovviamente i ragazzi sono super preparati tecnologicamente, quindi abbiamo ritenuto bisogna dare loro anche delle risposte tecnologiche, esatto, poi è molto uno strumento all'avanguardia, penso sia uno dei primi in Italia, che sta in fase di definizione e a settembre sarà pronto, quindi con la riapertura delle scuole, poi logicamente lo presenteremo in maniera più dettagliata con i tecnici che spiegheranno tutti i dettagli, però possiamo fare questo annuncio che da settembre avremo questa app che si chiama Mete, che vogliamo logicamente pubblicizzare e comunicare al meglio, appunto per far sì che i ragazzi si possano scaricare questa app, che dà tutta una serie di indicazioni e soprattutto fa capire le ripercussioni negative che può avere un atto violento. Parliamo anche della questione, comunque il sociale è importante, comunque state lavorando a 360 gradi per cercare di rispondere alle richieste, che purtroppo sono tante. L'Abruzzo in questo momento che situazione vive? Le richieste stanno aumentando oppure si sta cercando anche tramite queste iniziative a contrastare un po' queste difficoltà? Io ho sempre posto l'attenzione, avendo una sensibilità particolare, per le persone più fragili. Io ritengo che in Abruzzo nessuno debba rimanere indietro. Come dicevo prima, ho voluto fortemente questo nuovo piano sociale, che è uno strumento che non solo ha aumentato la dote finanziaria, ma uno strumento che permette di avere un trattamento omogeneo in tutti i territori. Prima c'erano dei casi che tra comuni confinanti c'erano trattamenti diversi, e questa è una cosa che ho voluto superare. Anche questo mi viene dalla mia esperienza da sindaco di Campli, in cui appunto riscontravo queste problematiche. Con questo strumento, che è comunque modulabile, ci permette di avere dei trattamenti tutti uguali, cioè non ci sta un disabile serie A e un disabile serie B. Per di più, come dicevo, abbiamo messo in campo una serie di misure e stiamo lavorando anche con i colleghi dei lavori pubblici, con i colleghi dei trasporti, per cercare di trovare delle soluzioni per quanto riguarda l'abbattimento delle barriere architettoniche. È anche vero che è in capo ai comuni, però stiamo mettendo delle somme per incentivare i comuni, ovvero quelli che non ce l'hanno, a redigere il cosiddetto PEBA, che è il piano per l'abbattimento delle barriere. In questo contesto il PNRR può essere utile? Sicuramente vorremmo utilizzare quelle somme, anche se in parte in bilancio già l'abbiamo messa per incentivare i comuni che vogliono fare questi piani e poi logicamente intervenire a livello strutturale, perché è assurdo che in alcune sede istituzionali non si possa accedere. Tra l'altro abbiamo fatto anche un bando, questo nell'ambito della mia delega agli enti pubblici, per quanto riguarda le zone montane e aree interne, gli incentivi agli enti che appunto fanno questo tipo di intervento, mettendo le somme a loro favore. Quindi si sta lavorando in maniera molto attenta al problema della disabilità, delle persone più fragili. Voglio ricordare l'iniziativa molto importante che ha avuto grosso riscontro, che ha voluto fortemente, il rimborso delle spese dei malati oncologici. Sicuramente abbiamo ritenuto opportuno rimborsare tutte quelle persone che sono costrette ad andare fuori regione a curarsi. Quindi si sta facendo tanto, continueremo comunque a lavorare anche con la collega Veria, anche per quanto attiene le ASP abruzzese. Abbiamo messo una prima somma di 3 milioni, da poco è uscito l'avviso dei 7 milioni, soprattutto stiamo rivedendo le tariffe che non erano adeguate
da circa 20 anni, quindi stiamo lavorando attentamente, appunto, come dicevo prima, per evitare che qualcuno rimanga indietro. A proposito di ASP, ovviamente la domanda gliela devo fare: che situazione c'è con l'ASP, quella di Teramo? Perché quando siete entrati la situazione era drammatica. Ma noi, adesso comunque qualcosa è cambiato. Sicuramente abbiamo un piano industriale, poi come dicevo, con il primo milione che abbiamo elargito e gli ulteriori 3 milioni che stiamo appunto per finanziare, stiamo cercando di tamponare, seppur abbiamo trovato una situazione veramente disastrata, perché il debito, quando si è insediato il commissario che ho nominato, Roberto Canzio, erano di 12 milioni di euro, quindi si sta facendo, sta cercando di trovare una soluzione per tamponare questa questione. Spesso abbiamo problemi anche con gli stipendi, però ritengo che si stia facendo un ottimo lavoro per giungere a una soluzione definitiva, in modo che non hanno problemi di nessuna natura le persone che stanno lì, perché poi sono anziani, persone in difficoltà. Dimenticavo poi che con il nuovo Fondo Sociale Europeo sta per uscire un bando, penso fine mese, inizio luglio. Poi la burocrazia, come sapete, spesso rallenta le procedure, ma ci sto lavorando anche io lì per cercare di accelerare il tutto. Ci sarà un bando apposito per incentivare le aziende ad assumere le persone disabili, che anche lì molte persone mi dicono: ma io ho una percentuale di invalidità altissima, nessuno mi vuole, io adesso voglio mettere un incentivo proprio per chi assume quella persona. E comunque così si va a dare una risposta a queste problematiche, sì, che purtroppo il momento che viviamo non è più roseo. Esattamente, non dobbiamo assolutamente lasciare indietro nessuno, dobbiamo includere, e certo l'imprenditore, se non viene incentivato, non sempre tiene in considerazione il disabile. Invece questo noi non vogliamo che avvenga, perché anche la persona fragile, la persona disabile ha delle risorse che può contribuire al benessere del paese. Sulla questione dei disabili, del sociale, possiamo, siccome lei, l'ho vista più volte anche degli eventi organizzati dal CIP, che è l'ente comunque per le attività sportive, perché poi molte volte anche le società sportive sono un po' diverse, un po' a parte, però comunque anche qui sta emergendo a livello regionale questa questione, che comunque permette ai ragazzi diversamente abili a fare sport e fare attività come tutti. Esattamente, quanti. Hai fatto bene a ricordarlo, abbiamo finanziato un'iniziativa molto pregevole che si chiama Abruzzo Include. Questa progettualità ha l'obiettivo di includere tutte le persone disabili e fragili tramite lo sport, l'arte e la cultura, l'enogastronomia, ovvero vogliamo rimuovere le barriere tramite un evento sportivo, come ricordavi, ma anche con la cultura, l'arte, la pittura e soprattutto tramite l'enogastronomia, la musica. Sta avendo un grosso riscontro, penso che questa iniziativa, stavo parlando con i colleghi del bilancio per ritrovare risorse, lo faremo anche nel 2024, e quindi sicuramente è un segnale forte che vogliamo dare alle persone affinché possono essere incluse nel mondo in cui appunto è giusto che si vive in maniera civile. Io l'assessore la ringrazio perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Io le auguro comunque di portare avanti queste iniziative, sicuramente ci vedremo nei prossimi mesi proprio per approfondire la questione dell'app, che è una questione molto importante soprattutto per i ragazzi quando torneranno a scuola, perché a settembre si tornerà a scuola. Sicuramente la riapertura ci sarà il 13 settembre, come abbiamo deciso. La annunceremo appunto un po' prima, in modo che i ragazzi all'apertura conoscano questa app, che è sicuramente importante per prevenire questo fenomeno della violenza di genere, che è un fenomeno che è in forte crescita. Grazie mille a Pietro Quaresimale, assessore della Regione Abruzzo. Grazie ancora per l'invito. Grazie mille a voi, amici telespettatori, che vi auguro un buon proseguimento su Rete 8.